Sì, buongiorno. Dunque, il giorno della tregua, il cessate il fuoco concordato tra Russia e Ucraini per permettere l'evacuazione della popolazione dalle città di Mariupol e Bolnovakhchka, persone che si stima siano circa 200.000 e che probabilmente arriveranno qui. Io mi trovo nella stazione di Pshemshil, che è un paesone di 60.000 abitanti appena oltre il confine ucraino in terra polacca, ed è qui che stanno arrivando in queste ore gran parte dei profughi che fuggono dagli sfollati che stanno fuggendo dall'Ucraina. La situazione è quella che vedete qui, c'è gente che arriva e i loro racconti sono racconti che fanno orrore. Ora l'unica speranza per queste persone è il negoziato, il terzo round del negoziato tra Russia ed Ucraini, che dovrebbe tenersi domani. Intanto però io vi vorrei far ascoltare alcune delle storie di queste persone che abbiamo raccolto nel servizio, con il quale vi restituisco la linea. La salvezza per molte delle persone in fuga dalla guerra ha il nome quasi impronunciabile di questa piccola stazione oltre il confine polacco, Pshemshil. Qui arrivano i treni da Leopoli e a scendere non sono più lavoratori pendolari, ma nonni con i nipoti in braccio, mamme con bambini. Anastasia viene da Zaporizhia, la città della centrale nucleare presa ieri dai russi. Tutta la mia vita è in queste quattro borse, dice, e poi si commuove pensando al marito rimasto a combattere in quell'inferno. Sola, con i due figli, Olga sta andando verso la Germania, dove ad aspettarla, ci spiega, ci sono amici di amici di amici. È la catena della solidarietà che qui ha tante forme. Max è uno dei ragazzi che si sono presentati e messi a disposizione per essere utili in qualche modo. Era una cosa che dovevo fare, dice, mentre Anna è arrivata qui con i suoi amici per dare passaggi in auto fino a Varsavia. Adel è originario dell'Azerbaigian, era arrivato in Ucraina 5 anni fa, aveva trovato lavoro in una catena di supermercati, si è sposato e ha avuto un figlio. Mi sentivo un uomo felice, ho perso tutto in pochi giorni. In Ucraina non ha più nessuno e ora vuole andare in Spagna e ricominciare da capo. Horrible, horrible, very horrible situations. Quello che sta succedendo è orribile, dice Olga, che è appena arrivata da Kiev. Il suo viaggio è durato più di 3 giorni, dice che andrà in Germania e che probabilmente non tornerà più in Ucraina. Ora aspetta fuori dalla stazione, cerca un passaggio per andare verso la sua nuova vita.